imparato a conoscere dai servizi che ogni settimana vi proponiamo sulla provincia TO, è sicuramente un territorio che offre un'ampia gamma di sportivi, un po' in tutte le discipline. Una di queste che è molto diffusa in Caravese e che porta anche dei risultati notevoli sono sicuramente quelle delle bocce. Uno sport che erroneamente viene considerato uno sport, una disciplina praticata da persone avanti negli anni, quando invece in realtà non è così, soprattutto perché a livello agonistico proprio il mondo delle bocce si è evoluto tantissimo e ha fatto una vera e propria apertura nei confronti di quelle che sono le prove di abilità, ma soprattutto di velocità e anche dove serve una certa fisicità. Quindi molti giovani negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale si sono avvicinati alle bocce. Qui con noi oggi abbiamo proprio due rappresentanti del mondo delle bocce a livello giovanile. Sono i fratelli Golfetto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Matteo e Federico, sì, che arrivano da Romano, sì, quindi Canavesani Doc. Ragazzi, con voi appunto vorrei fare due chiacchiere anche per sfatare questo mito che dicevo prima di uno sport che abbiamo imparato a conoscere perché nelle bocciofile c'erano i pensionati, oppure che si gioca d'estate in riva al mare sulla spiaggia, mentre invece dietro c'è una grande preparazione, ci vuole una preparazione sia fisica che mentale, capacità non da poco, perché è appunto soprattutto in quelle che sono poi alcune delle discipline che fate voi, delle specialità, ci vuole tanta preparazione fisica. Partiamo con te, raccontaci un po' anche come vi siete avvicinati al mondo delle bocce. Ok, noi ci siamo avvicinati al mondo delle bocce grazie a papà e soprattutto al nonno. Il nonno giocava già a buoni livelli, papà ha proseguito sulle orme del nonno e noi di conseguenza siamo arrivati in questo mondo che, come dicevi tu, è un mondo che sembra fatto solamente per gli anziani, in realtà non è effettivamente questo. Ci sono le nuove prove, le prove alternative, quali il progressivo, la staffetta, i tiri di precisione, in cui ci vanno davvero tante abilità, ma soprattutto ci va tanto allenamento per poter riuscire a svolgere al meglio queste prove. Perché tra l'altro la staffetta in 5 minuti, per chi sì, non è avvezzo a vedere giocare, in 5 minuti voi dovete correre e in sì, più prendere la boccia e mirare e colpire la boccia che è messa a terra, quindi ci vuole appunto, come dicevo prima, abilità ma anche capacità di resistenza, perché 5 minuti a correre così sì, è dura, vero? Diciamo che per questi 5 minuti c'è una preparazione che di solito è uguale a quella di 10.000 metri. Cavolo. E comunque sono 5 giorni di allenamento alla settimana, sempre, per la corsa, e poi comunque bisogna anche in palestra integrare con qualcosa di più, perché solamente la parte di corsa non basta. E noi ci alleniamo due volte a settimana a Pont Saint-Martin, che è la nostra sede, e diciamo che il maggior punto qua intorno per il giovanile. Cioè, Bassa Valle d'Ezza, sì, che si trova a Pont Saint-Martin. Federico, con te anche, non si poteva non avvicinarsi al mondo delle bocce? Quando tutto in famiglia, quindi. Anche per te, cosa c'è dietro? Perché tra l'altro tutti e due studiate, quindi ci vogliono grandi sacrifici, nel senso che al di là di quello che è la vita di due giovani come voi, però dietro ci vuole costanza, come diceva tuo fratello, grande preparazione sia fisica che mentale. Come si fa anche a riuscire a fare le cose tutti i giorni insieme e mettere assieme preparazione ma anche partite, perché tra l'altro voi giocate in Serie A 2, quindi anche quasi ai massimi livelli nazionali. Sì, cerchiamo di organizzarci al meglio, dividendo lo studio, lo sport, anche diciamo. Meno male che ci sono. Certo, e cerchiamo di mettere insieme, organizzandoci, e di far tutto al meglio, diciamo. Anche per te la passione delle bocce è stata di conseguenza? Sì, è stata legata da nonno, papà, noi siamo nati con le bocce in mano. Beh, effettivamente era difficile, poi vabbè, non sempre è obbligatorio, però sicuramente quando si inizia anche dai giovani, perché voi tra l'altro avete iniziato veramente che eravate, siete giovanissimi, ma eravate dei bambini. Quasi. Sì, eravamo dei bambini e abbiamo cominciato nel cortile di casa così per gioco e poi dal gioco siamo andati in un bocciodromo, abbiamo continuato e diciamo che per adesso sta riuscendo al meglio questa nostra piccola carriera. Ma alla faccia della piccola, sì, perché comunque vedo almeno il vostro curriculum è sicuramente già importante, sì, perché avete titoli italiani, il record a livello mondiale, sì, sei in giro nazionale tu, sì, e tu, anche tu ormai
Ah, sei tra i papabili per le prossime convocazioni, quindi sì. Effettivamente è una cosa da poco. Prima la telecamera spente, però dicevamo, non si può non pensare, Federico chiedo a te, a questo periodo complicato che è stato vissuto da tutti naturalmente, ma anche per voi giovani è stato complicatissimo, ancora di più, per chi fa uno sport come il vostro, dove alla fine è uno sport di squadra, dove c'è la parte individuale, ma complessivamente è sport di squadra. Come siete riusciti a vivere questi momenti e a continuare a tenervi preparati, pronti, quando c'è l'opportunità a tornare a gareggiare? Sono stati momenti difficili, come per noi, per tutti, ma abbiamo continuato ad allenarci con la corsa e a casa, e con l'aiuto di papà abbiamo fatto un piccolo campo a casa con delle cordicelle, abbiamo tracciato il campo e ci allenavamo lì. Beh, d'altronde effettivamente questo periodo del Covid ha permesso un po' tutti, ha costretto tutti un po' ad arrangiarsi. Certo, l'arte dell'arrangiarsi. L'arte della classica degli italiani. Tornando appunto al discorso che voi siete giocati alla squadra di A2, quindi anche con compagni molto più grandi di voi, quindi anche questo rapporto con adulti o comunque giocatori di esperienza, come lo gestite, come si integra, come riuscite a integrare voi giovani con persone, ripeto, più grandi, che possono essere vostri padri o addirittura qualcuno vostro nonno, però come si riesce a creare quella giusta amalgama per riuscire a giocare a quei livelli? Ma io direi la stessa passione unisce tutti, e quindi alla fine sì, il giovane oppure l'anziano che sia, cioè la passione, si travalica quelle che sono le diversità, bravissimo. Quello significa che è uno sport alle bocce che unisce tutte le generazioni in generale. Sì. Questo è sicuramente importante. Sì. E diciamo che adesso anche le persone un po' più anziane, vedendo giovani, cercano di integrarli con il gruppo. Sì. Cioè, perché già ce ne pochi, quei pochi che ci sono cercano di... Infatti una cosa che dicevamo prima, purtroppo nonostante i tentativi da parte del comitato territoriale, comunque della federazione, di creare anche un territorio canavesano poi un qualcosa per i giovani, voi alla fine siete stati costretti, tra virgolette, ad andare a giocare in Valle d'Aosta. Valle d'Aosta, sì. Questo perché le bocce sono considerate, come giustamente dicevamo prima, uno sport per anziani, perché non sono, diciamo, sponsorizzate a livello delle prove alternative. Bisognerebbe far vedere ai giovani le prove alternative, dove comunque c'è la componente atletica, dove bisogna correre. Allora magari i giovani penserebbero, vabbè, cavolo, è uno sport dove si fa qualcosa realmente, non la classica partitella che fanno gli anziani il pomeriggio. Certo. E invece queste cose non vengono sponsorizzate, a mio parere, abbastanza. So che la federazione ha creato adesso anche un canale per cercare di, dare così più visibilità a quelle. No, diciamo che da questo punto però la federazione in questo periodo sta facendo molto per sponsorizzare queste prove alternative. E secondo me bisogna partire proprio da lì, dove i giovani comunque vedono che c'è questa componente fisica, atletica, magari dicono, cavolo, andiamo a giocare a bocce, magari non il classico, andiamo a giocare a pallone. Certo. La federazione comunque si sta impegnando molto per fare questo tipo di lavoro. Una giusta alternativa, appunto, visto che oggi voi ragazzi avete effettivamente la possibilità di scegliere molti più sport rispetto ad esempio alla nostra generazione, che era più facile che si avvicinasse al pallone perché era quello più facile, però sicuramente oggi è importante il fatto di far sapere che dietro la giusta preparazione qualsiasi disciplina può essere praticata e dare delle soddisfazioni, perché tra l'altro, torno ancora a te Federico, con la vostra squadra state cercando di raggiungere degli obiettivi importanti, non facile da fare, naturalmente bisogna sempre tenere conto anche degli avversari, cosa da poco. Però quali sono gli obiettivi che vi siete posti a livello personale? Prima chiedo a te e poi chiedo a te. Okay. Gli obiettivi che mi sono posto a mio livello personale, diciamo che sono sempre cercare di fare il meglio. Cercare di fare il meglio e poi cercare di raggiungere l'obiettivo che tutti cercano, alla fine arrivare a livello mondiale. Ecco. Che è vero che il canadese o comunque l'Italia è una delle nazioni più forti a livello internazionale di boxe. Sì, diciamo perché... che Italia, Francia, Croazia, Slovenia, anche se si contendono. Quest'anno, come abbiamo visto i mondiali, ci sono delle nazioni comunque emergenti come l'Argentina, il Montenegro.
Ci sono delle nazioni che stanno un po' copiando il lavoro che hanno fatto fino in questi anni queste nazioni forti e stanno emergendo anche loro notevolmente. Per quanto ti riguarda, sì, appunto, il curriculum, ripeto, tuo parla che da solo, sì, sicuramente però immagino che il tuo obiettivo sia quello con i tuoi fratelli di arrivare ai massimi livelli. Ovviamente. E l'obiettivo, diciamo, di quest'anno che mi sono prefissato sicuramente di riuscire a partecipare, avere una convocazione per i mondiali del 2023. Uh-huh. E altri obiettivi per la squadra sarebbe bello andare almeno ai playoff. E per adesso abbiamo vinto delle belle partite, già col Beinette che era una squadra, una delle favorite, abbiamo portato a casa un pareggio, abbiamo però perso con l'Austana il derby l'abbiamo perso, e il Mondovì, che comunque anche il Mondovì ha un argentino in squadra, uh-huh, ed è una squadra davvero, davvero forte. Adesso domani andiamo a giocare a Invie, una partita che sulla carta è più favorevole per noi, speriamo di vincerla per poter aspirare ai playoff almeno. Certo. Vi chiedo prima di chiudere una cosa, perché effettivamente tra l'altro voi avete la differenza di un anno, sì, un altro, ma la competizione tra i due fratelli, si immagina sempre, tra l'altro giocate nella stessa squadra, fate praticamente la stessa disciplina e tutto il resto. C'è competitività tra di voi o c'è quella fratellanza che invece aiuta a crescere tutti e due assieme? Sinceri. Ma almeno per quel che mi riguarda competitività no, perché comunque facciamo tutte e due la stessa cosa, che ci piace a tutte e due, quindi cerchiamo di darci una mano uno con l'altro per raggiungere i risultati migliori. Dalla parte sua non lo so. Io quando mi trovo contro lui mi spiace quasi quando vedo che magari sta perdendo, che non riesce a fare. Però chiaramente, però cerchi sempre di vincere, certo. No, credo che sia fondamentale, nel senso che l'agonismo è anche, sì, quello giusto, quello corretto, sì, perché un po' di sana competitività anche in casa, quella sana, sì, sì, aiuta, sì, a crescere entrambi. Poi è giusto che è vero che una volta tocca uno, una volta tocca l'altro, sì, l'importante, sì, è che... Quello, devo essere sincero, anche tra il gruppo noi giovani, mm-hmm, di tutto il Piemonte, comunque anche del Veneto, delle altre regioni, abbiamo creato un bel gruppo e comunque in campo si gioca per vincere, ma fuori siamo tutti amici, andiamo a bere qualcosa, si è creato un bell'ambiente. Ma questo perché alla fine dei conti lo sport è sport. Sì. Quando si è in campo bisogna dare il massimo, bisogna cercare di vincere. Poi lo insegna soprattutto al rugby, quando c'è il famoso terzo tempo, che si finisce la partita, tutti a bere assieme, sì, tutti a far festa, perché lo sport deve essere un momento di aggregazione, è giusto, ripeto, che si raggiungono gli obiettivi che uno a livello personale o di squadra si pone, però l'importante è il messaggio che lanciate, e anche questo secondo, sì, me è molto molto positivo. Ragazzi, io vi ringrazio come grazie a voi. Di essere venuti a trovarci, soprattutto perché, ripeto, abbiamo parlato di uno sport che tanti conoscono, ma che forse non tutti lo conoscono poi così in maniera profonda. Bocca al lupo per sia la carriera individuale che a livello di squadra. Grazie. E sicuramente vi inviteremo di nuovo da noi un po' più avanti, almeno così vedremo come, sì, sono andati le varie tappe della vostra carriera, e per, ripeto, dare ancora un attimino un po' di più di visibilità a uno sport che secondo me merita. Va benissimo. Grazie ragazzi, grazie alla prossima. Alla prossima.